Eccoci qua. Allora, riprendiamo con due, per chi sono tutti ancora svegli, attenti, due indicazioni organizzative. Allora, voi sapete che la settimana prossima iniziamo il martedì pomeriggio il laboratorio. Non ho ancora definito le squadre perché vedo che ci sono ancora abbastanza. Ci sono oscillazioni ancora abbastanza ampie sugli iscritti. In particolare c'è la lettera L che pare che sia in ballo se deve andare nel primo o nel secondo corso. Persone diverse hanno opinioni diverse, quindi preferisco ancora aspettare qualche giorno. Quindi direi cerchiamo per lunedì a questo punto di tagliare in due squadre in qualche modo, quando, sperando che questi 2 o 3 giorni portino un po' di stabilità in questi elenchi, più che altro nel punto di taglio che cambia di non poco. Quindi ho ancora scritto squadra A, squadra B, ma non ho ancora indicato le lettere per il momento. Un'altra cosa che vi preannuncio già da adesso è che la lezione di giovedì prossimo nelle ore tarde, dalle 5:30 alle 7, non verrà fatta. Quindi giovedì prossimo, anziché avere 3 ore, avremo solo 1 ora e mezza, nel quale andremo avanti ovviamente sulla parte di modellazione concettuale, in particolare verranno ripresi gli esercizi, uno ripreso dal laboratorio e uno nuovo, in modo da consolidare l'argomento. Poi quella lezione, purtroppo io quel giorno non ci sono, vedremo di recuperarla un pochino più avanti, devo dire quando ci servirà anche di più, mettere qualche ora in più sugli argomenti un po' più pesanti. L'altra cosa che volevo dirvi, perché poi a volte i video li vengono pubblicati qua, vi chiederei solo una cosa, ma per voi stessi, non cliccateci sopra e per guardarlo direttamente, perché funziona malissimo, no? Cioè, a volte c'è sempre qualcuno che dice, ma i video si vedono tutti a scatti, si vedono male, non si sentono, non si riesce ad andare avanti e indietro, perché se cercate di cliccarci sopra, lui cerca di aprirli dentro, in questo caso ho bloccato il plugin, ma cerca di aprirlo dentro il browser. E in realtà il server che sta dietro non è un server di streaming che è pensato per fornire contenuti in tempo reale. Ok, quindi ricordatevi, quando scaricate il video, di scaricarlo localmente. Quindi il tasto destro salva con nome, no? E poi ve li guardate, ve li aprite localmente sul PC, no? Altrimenti è molto scomodo. Ho creato anche una playlist su YouTube in cui ho cominciato a mettere il primo video. Ve lo dico già che per aggiornare i video su YouTube sarò sempre indietro di qualche settimana. Mentre i video sul sito di solito entro il giorno dopo riesco a metterli, YouTube è troppo noioso, devi riempire 50 informazioni, allora le faccio in blocco una volta ogni tanto, non riesco a farle di volta in volta. Ok, ma questo è per quanto riguarda informazioni pratiche. La volta scorsa invece ci eravamo lasciati, e oggi lo riprenderemo entrando nel concreto, su questo concetto di informazioni e dati, no? Dicevamo già che le informazioni sono ovviamente il pane quotidiano del sistema informativo, che ha come scopo proprio quello di elaborare informazioni, ma essendo una macchina non sa che cos'è l'informazione. È in grado di elaborare dati, quindi sta a noi progettisti sapere cosa deve essere fatto sull'informazione per dire alla macchina che cosa deve fare in termini di dati corrispondenti. Questo è un po' il pensiero comune, no? Nel senso che noi dobbiamo prendere dei concetti che a noi sono chiari, comprensibili, e il verbo comprendere, capire è proprio degli umani, non è proprio delle macchine, e poi tradurre in specifiche per ciò che la macchina dovrà fare, dovrà poi condurre, dovrà poi elaborare. Un sistema informativo è una bestia molto complessa, no? È un animale molto complesso, io qui salto un paio di cose, e accorgeremo anche in questo corso, che di fatto è solo l'inizio, diciamo così, delle informazioni che servirebbero, che può essere visto da molti punti di vista diversi. Quindi ci dovremmo un po' abituare a vedere questo sistema informativo da punti di vista diversi, descriverlo in modo diversi, ma avere sempre piantato ben chiaro in mente il fatto che stiamo descrivendo sempre la stessa cosa. Questo
tende a creare un po' di disagio, no? Nel senso che sembra che quando io faccio il modello concettuale, uso un formalismo, uso un linguaggio, uso delle regole, e quando faccio il modello di processo, uso un altro formalismo, un altro linguaggio, altre regole, sembrano due cose diverse. In realtà sono due sfaccettature diverse, due viste diverse della stessa cosa. E quindi, poiché tutto in un blocco solo non riesco a descriverlo, ne descrivo vari pezzettini da vari punti di vista. E poi la visione d'insieme ce l'avrò mettendo insieme i vari punti di vista. Allora, quando io modello, progetto, devo fare attenzione io che i vari punti di vista siano tra di loro coerenti. Che non dicano una cosa da una parte e poi dall'altra, in un altro diagramma, tre pagine più avanti, dico una cosa diversa perché mi sono dimenticato, no? Quindi, alcuni punti di vista, qui diciamo così, quelli dal punto di vista più macroscopico, di un sistema informativo, cosa ti posso dire? Ti posso dire come evolve. Cioè, oggi com'è, domani come sarà, cosa cambierà, quali sono le parti che rimarranno costanti, quali sono le parti che dovranno modificarsi e perché deve evolvere un sistema informativo. Perché quando lo faccio oggi non può rimanere uguale per 100 anni? Ma perché cambia il contesto, cambiano le esigenze, cambiano le norme, cambiano le leggi, cambia anche forse il modello di business o il tipo di prodotto che devo gestire, quindi il sistema informativo deve inseguire ciò che fa l'azienda, o l'organizzazione come l'abbiamo chiamata. E perché cambia la tecnologia. 100 anni sono tanti, ma anche 10 anni fa uno non avrebbe mai dato per scontato che qualunque sistema informativo dovesse avere anche un'interfaccia mobile. 10-15 anni fa sì, i telefonini c'erano già, ma non erano così, diciamo così veloci, versatili, affidabili come lo sono oggi. Quindi sia perché il contesto aziendale barra normativo varia, sia perché la tecnologia varia, un sistema informativo è sempre qualcosa in evoluzione. Quindi sembra strano, ma nel momento in cui ho finito di progettare e implementare un sistema informativo, quello è già vecchio, dovrei già sapere quanto dura, quando cambia e come evolverà. Questo è un punto di vista, che raccontando di quello dimentichiamo tante altre cose. Oppure dal punto di vista tecnologico, di che cosa è fatto un sistema informativo, quali componenti, allora qui parleremo di server, parleremo di centri di calcolo, parleremo di server room, parleremo di connettività, di reti, di terminali, di applicazioni, cioè quella parte se vogliamo più tecnologica, più fisica, dove parleremo di costi, di pesi, di consumo elettrico, di velocità di calcolo, capacità di dati, sono tutti aspetti tecnologici questi, importanti, ma è un punto di vista diverso e non esclusivo, perché ad esempio mi dice, mi può dire un sistema informativo, o meglio l'hardware necessario a far funzionare un sistema informativo, quanto costa, quanto è performante, quante prestazioni ha, ma non mi dice che cosa fa, non mi dice se è utile questo tipo di vista tecnologico. Invece per dirmi che cosa fa devo prendere la vista funzionale, cioè descrivere che cosa fa, quali funzioni offre, quali tipi di utenti possono collegarsi e per ciascun tipo di utente quali voci, quali funzioni, quali azioni, quali bottoni, icone, menu, funzionalità possono accedere. Sono lingue diverse, no? Uno che racconta il sistema operativo informativo dal punto di vista funzionale, uno che racconta dal punto di vista tecnologico, sembra che vengano da due pianeti diversi. In realtà il sistema informativo è uno solo, nel senso che l'aspetto funzionale, ok, posso fare tutte queste cose se l'hardware sotto lo supporta. L'aspetto tecnologico non può prescindere da quali sono le funzioni che poi dovrà svolgere il sistema. Un conto se fare il sistema per la contabilità della macelleria del mio cugino, un conto è fare il progetto tecnologico di Facebook, no? Che sicuramente ha qualche esigenza di calcolo, di memorizzazione di rete in più. Così come c'è la descrizione dal punto di vista organizzativo, cioè come il sistema informativo informatico
si inserisce all'interno dell'azienda. Quali sono le implicazioni del fatto che un certo processo venga gestito o svolto o aiutato, alcune volte sostituito, a volte rimpiazzato, a volte modificato, per il fatto che adesso quel processo è gestito dal sistema informativo, o in parte è gestito dal sistema informativo. Allora, un altro modo di ragionare, sapendo che chiaramente è legato molto a quello funzionale, sapendo le cose che il sistema informativo fa, come cambia il modo di lavorare delle persone? Eventualmente come cambia anche il modello organizzativo della mia organizzazione interna. Sono cose molto diverse, non sono le uniche tra l'altro, ma parliamo tutte della stessa cosa. Quindi in qualche modo noi dovremo tenere il piede in più scarpe, riuscire a gestire molte di queste viste diverse e assicurarci che sia sempre chiaro che stiamo parlando della stessa cosa. Noi ci occuperemo soprattutto degli aspetti funzionali in questo corso e un pochino organizzativi, quando vedremo più gli aspetti legati al management. Mentre l'aspetto tecnologico, come diciamo, lo tralasciamo, lo lasciamo a chi fa corsi di laurea più tecnici, e quello evolutivo in realtà sarebbe molto più complesso ancora, perché mette insieme il tutto, l'evoluzione delle necessità funzionali e l'evoluzione delle tecnologie. Quindi in realtà il nostro focus principale sarà sull'aspetto funzionale. Poi qui ci sono altri, li approfondisco meno, ma l'aspetto progettuale, cioè che metodo di progetto adotto? Non è che posso semplicemente dire, ah, mi serve un sistema informativo che faccia X, Y, Z, schiocco delle dita e compare magicamente. No. Il sistema informativo, come qualunque prodotto industriale, perché il software è un prodotto industriale, è il risultato di un processo di progettazione e realizzazione collaudo. Quindi può essere processi di produzione di questo del software, sono molteplici, sono diversi. Come impatta sugli aspetti economici, no? Quindi se il sistema informativo è in qualche modo interfacciato con sistemi transazionali che eseguono transazioni economiche, monetarie, qual è l'effetto del sistema informativo sull'aspetto decisionale? Quindi fornisce informazioni che possono aiutare chi deve prendere decisioni a prenderle in modo diverso, in modo più informato? Raccoglie informazioni in quel senso? E quindi di fatto ha anche una funzionalità gestionale o solo operativa. Sono tutti punti di vista, tutti legittimi. Questa slide la riporto solo perché ci aiuta un pochino a ricordare anche visivamente l'aspetto evolutivo. Qui ci fa vedere che il nostro sistema informativo è congelato a un certo istante di tempo, no? Per questa barra qua, verticale, e immaginiamo che al passare del tempo ovviamente la barra si sposta. Quali sono queste onde? Sono le onde delle tecnologie diverse. No, la tecnologia informatica evolve e ogni volta inventa cose nuove, linguaggi nuovi, tipi di server nuovi, modelli di sviluppo diversi, e tutti hanno, quelli che non muoiono subito appena nati, ma tutti hanno una curva di sviluppo in cui la gente comincia a conoscerli, gli sviluppatori, i tecnici cominciano a conoscerli, cominciano ad adottarli, li usano sempre di più, fino a quando non arriva qualcosa di nuovo, forse migliore, e soppianta i sistemi vecchi. Ma questo sostituire a un sistema vecchio, un sistema più nuovo, sto parlando magari dei linguaggi di programmazione, oppure dei server, quindi la marca, il produttore lo serve. Ecco, non è mai un'operazione che avviene, come sarebbe bello, con uno switch off, la sera prima spengo e il mattino dopo accendo il sistema nuovo. Sarebbe facile, sarebbe bello. Il problema è che avviene in modo graduale, nel senso che, ok, ci sono nuove tecnologie, butto lì un esempio, fino a ieri, 5-10 anni fa si lavorava magari tanto in COBOL, adesso si tende in ambito enterprise a lavorare molto in Java. Ecco, però non vuol dire che allora si è deciso che dal 1 gennaio 2014 riscriviamo in Java tutto il COBOL che avevamo. No, continuiamo ad averlo. Semplicemente le cose nuove che si fanno, le si fanno in Java, ad esempio.
per portare avanti questo esempio. E quindi avremo un mix di tecnologie, di linguaggi, di competenze, di funzioni diverse che cambiano nel tempo. Le tecnologie vecchie tendono a decrescere, scemare, ridursi a favore di quelle nuove, ma ahimè, ai noi, mai a morire. Per cui è difficilissimo andare a morire delle cose, dei sistemi antichi, possiamo usare la parola antiquati anche, cose che risalgono magari a 30-40 anni fa, un po' più vecchi di voi magari, alcuni software che usate. Magari non li usate direttamente perché quelli che usate adesso sono nuovi, sono più freschi, sono più colorati, ma dietro le quinte c'è ancora un server da qualche parte che fa girare il codice che è stato scritto negli anni 70-80. Parlate al banco, ma è sicuramente così. Da qualche parte nel sistema. Quindi gestire l'evoluzione significa gestire la coesistenza di molte tecnologie diverse e anche, se vogliamo, molti pensieri diversi di costruzione del sistema informativo. Voi non so se avete vissuto il problema dell'anno 2000, probabilmente avete altri interessi all'epoca. Il problema dell'anno 2000, che ha fatto molto rumore essenzialmente, è stata molta preoccupazione, era il fatto che ci si chiedeva intorno agli anni 95, dal 95 in avanti, se i software che facevano girare le banche, le autostrade, le ferrovie, eccetera, fossero pronti alla transizione dal 31 dicembre 1999 al 1 gennaio 2000. E tu dici, ma cosa c'è? Che problema c'è? Sarà ben una data che cambia, ma non è che cambia. Il problema è che molti software che erano stati scritti 20 anni prima, quindi parliamo degli anni 70, l'anno lo codificavano come 70, non come 1970. Perché? Per risparmiare 2 byte. Non è fa ridere adesso risparmiare 2 byte. Come 2 byte? 2 megabyte? No, 2 byte. Però all'epoca la memoria si misurava in totale in kilobyte e in megabyte, non in giga e tera come facciamo oggi. Quindi erano scelte progettuali che a noi oggi sembrano assurde. Ma perché quello si doveva complicare la vita solo per risparmiare 2 byte? È perché lì faceva la differenza tra avere un programma che funzionava, ci stava in memoria nell'hardware dell'epoca, oppure no. Software che è stato scritto appunto con quell'hardware, in quell'epoca, e poi è sopravvissuto e sopravvive ancora oggi. Oggi non avremo quel problema. Se uno non è proprio cretino, una data la scrive con 4 cifre. Quindi fino al 9199 dovremmo stare abbastanza tranquilli. In realtà non è vero, perché nel 2038 finiscono le date Unix, quindi là c'è un altro problema. Ma per dire, ci troviamo anche a distanza di anni a dover intervenire su sistemi la cui logica di funzionamento proprio ci è quasi aliena, e però dobbiamo garantire che funzioni. Cioè, non è che il 1 gennaio del 2000 non funzionava più nulla, ha funzionato tutto praticamente, perché negli anni precedenti si è andato a controllare, si è andato a rimettere mano con quegli anni lì, quelli che all'epoca avevano la mia età, magari che si erano formati imparando il COBOL, hanno avuto un'impennata di richieste sul mercato del lavoro. Gente che sapesse programmare in COBOL non c'era più fresca, le università non insegnavano più, con Fortran. Tanto per capire, cioè, sono scale dei tempi molto più lunghi di quelle che vorremmo. E uno potrebbe dire, ma scusa, perché non le rifacciamo? Se è una cosa talmente vecchia, ormai l'avrai già pagata, ammortizzata, no? N volte. Uno dice, ho la bicicletta che avevo comprato nel 1960, la uso ancora oggi un po' scassata. Vabbè, la cambio, insomma, ormai l'avrò sfruttata a dovere. Quale sarà il costo di comprare una nuova se ho riportato agli anni con cui, diciamo, l'ho usata? Non è un problema di costo. Certo, ovviamente, perché se finché funziona mi costa meno, il costo marginale di tenerlo in vita è minore del costo di investimento
potete creare uno nuovo. Ma il problema principale è quello di conoscenza. Cioè noi stiamo usando dei sistemi che nessuno sa più cosa facciano, come funzionino. Cioè funzionano, punto, ma se lo devi rifare uguale, non c'è nessuno che si prende la responsabilità di dire ok, questo qui nuovo fa esattamente le stesse cose di quello precedente. Perché quello precedente ci hanno messo le mani talmente tante persone, in talmente tanti anni, che sono tutti, se va bene, in pensione, che nessuno è più in grado di dirti in quel caso particolare che cosa succede. Quindi nessuno si prende la responsabilità di dire spegniamo un sistema vecchio e mettiamo sul posto uno nuovo. Quindi, per dire, questo è un tipo di ragionamento non banale, che un po' prescinde dalla funzionalità, ma semplicemente è una conseguenza della tecnologia. Ma noi, al di là di questi, diciamo, ragionamenti che appunto ci sarebbero, ma ci porterebbero un po' lontano rispetto al nostro scopo, noi cercheremo di mettere un po' d'ordine, no? In questi modelli, classificando i punti di vista secondo tre assi principali, questi tre che sono indicati qua. Quindi noi vogliamo modellare è un modo, è un sinonimo di descrivere, solo che se io dico descrivere, a volte dico sto pensando di scrivere a parole, invece quando dico modellare sto pensando di descrivere in un modo possibilmente formale, preciso, con un linguaggio strutturato, poi magari sempre fatto di parole ma secondo schemi ben precisi e secondo significati ben precisi. Quindi, per entrare un pochino più sul concreto, quello che dicevamo prima, ho tanti punti di vista sui sistemi informativi, significa che a ciascuno di questi punti di vista corrisponderà un modello, cioè una modalità di descrizione del sistema informativo secondo quel punto di vista. Allora, i modelli del sistema informativo, noi li vediamo ad esempio i modelli tecnologici, IT model, sulla destra, che ci descrivono come è fatto. Come è fatto in termini di hardware e in termini di software. Quali sono i server, quali sono i linguaggi che sono usati, quali sono i framework, le librerie, eccetera, eccetera. Di quali pezzi è fatto? Poi se dovessi fare una lista della spesa, no? Una distinta base di che cosa, quali sono i pezzi che compongono il mio sistema informativo, ce l'ho qua nel modello tecnologico. Pezzi hardware e pezzi software. Dall'altro invece il modello funzionale, che troviamo a sinistra in alto, è un insieme di modelli che ci aiuta a descrivere che cosa fa il sistema informativo. Quello che ovviamente ho accennato espanderemo maggiormente. Quali sono le cose che fa? E il modello organizzativo è a chi, rispondo un po' alla domanda, a chi lo usa, a chi beneficia. Chi interviene all'interno o nell'uso del sistema informativo stesso. Quindi, questi sono un po' i tre assi principali che poi espanderemo, no? Nei vari aspetti. Diciamo due parole sul modello tecnologico, così ce lo togliamo dai piedi, perché abbiamo detto non è il focus del resto del corso. E modello IT, un modo, non è l'unico, ma un modo di rappresentarlo è di separare l'aspetto più tecnologico dall'aspetto applicativo. In un certo senso il software dall'hardware. Al modello tecnologico ho, diciamo, gli oggetti fisici che compongono gli elaboratori, cioè i nodi su cui avviene dell'elaborazione, del calcolo, su cui il sistema informativo fa, esegue delle istruzioni, fa delle operazioni, e questi nodi possono essere server, ossia elaboratori
diciamo centralizzati per semplicità, anche se in realtà possiamo avere anche dei server distribuiti, ma che sono pensati per essere usati e messi a servizio degli utenti, ma non toccati direttamente. Il server della banca sapete che c'è, ma nessuno l'ha mai visto. Oppure macchine client, cioè calcolatori che sono pensati per essere utilizzati dagli utenti finali del sistema informativo nel momento in cui questi utenti vogliono interagire con le funzionalità offerte dai server. Quindi un client è il PC da cui ti colleghi, lo smartphone su cui c'hai l'app, che poi a sua volta si collega al server su cui gira il resto dell'applicazione. Quindi, i nodi, cosa hanno in comune tutti questi elementi? Sono tutti nodi di elaborazione, su cui gira un qualche programma. Sul server saranno mille volte più complicati e più pesanti rispetto a quelli sui client, che, diciamo così, implementa la funzionalità che ci serve. E poi, visto che stiamo parlando di più nodi di elaborazione, un server o un insieme di server messi da qualche parte, e tante macchine client per ciascuno degli utenti che deve accedere al sistema, ecco, questi si devono parlare in qualche modo. E quindi dovrà esserci un'infrastruttura di rete, qualche cosa che gli permette di collegarsi, di parlarsi, di scambiare dati. Questa infrastruttura di rete potrà essere, noi siamo abituati oggi a usare internet come infrastruttura di rete. Per molti usi si usa la rete internet, che può essere acceduta, vi può essere venduta in modalità mobile, in modalità fissa domestica, quindi le aziende in realtà comprano dei pacchetti di connettività più garantita, ma non è l'unica. Se uno deve fare dei collegamenti sicuri tra più sedi di un'azienda, non va con la rete internet, che non ti garantisce un'affidabilità e soprattutto la sicurezza delle tue trasmissioni, perché è una rete pubblica gestita da operatori diversi. Quindi tende ad avere magari delle reti private, no? E delle infrastrutture private dedicate. Pensate a una banalità che ci abbiamo tutti in casa, il contatore dell'Enel, no? La famosa telelettura. L'Enel legge il contatore di casa vostra per sapere quanta corrente avete consumato e poi poterla fatturare. Ma non lo fa via internet. Il contatore dell'Enel non si collega a internet, sennò quanti ne avremmo già craccati. No? Parla direttamente con la centrale Enel attraverso un modem che ha integrato, e questo modem viaggia sui fili della corrente, i dati di questo modem. Si chiamano onde convogliate, cioè sono frequenze più elevate che viaggiano sui fili della corrente. Tanto per dire un tipo di rete, una rete dati, una rete di comunicazione, simile alla DSL per dire, ma come filosofia, ma totalmente separata, privata, sganciata. Non ci potete fare nulla, né praticamente né legalmente. Legalmente no, perché è vietato, praticamente neanche, perché è cifrato con una chiave che non conosciamo, con solo il gestore. Quindi ancora oggi internet è dappertutto, non proprio dappertutto. All'interno, voi salite in macchina e girate la chiavetta, quando accendete la macchina, tipicamente si accendono, dipende dalla macchina che avete, se ci fosse qualcuno di particolarmente ricco, gira la chiave e nel girare la chiave le chiavi si accendono 20-25 computer, che sono le varie centraline elettroniche che sono a bordo di un'auto moderna. Poi, negli ultimi giorni, diciamo, si è parlato molto di centraline, in quel caso di controllo motore, no? È una delle tante, qui ci sono quelle dello sterzo, l'ABS, tutta la parte di interfaccia utente, quindi cruscotti, lancette, lucine, condizionatore, radio, eccetera. Sono tutti calcolatori, noi li chiamiamo centraline, ma alla fine cosa ha dentro? Una CPU, la RAM, un po' di memoria di massa e un'interfaccia di rete, più dei sensori, non è la tastiera del computer, ma sono dei calcolatori a tutti gli effetti. E si parlano tra di loro con una rete, che non è internet, ovviamente. Quindi, cerchiamo di immaginarci qualche cosa che vada al di là del sistema informativo in cui mi siedo a un PC in ufficio e mi collego, aprendo il browser,
al sito del Politecnico oppure a Twitter e viaggio su internet scambiando i dati. Quindi qui c'è tutto un aspetto di descrizione e di progettazione di questi livelli. Dal punto di vista applicativo invece ci si chiede come organizzare, come è organizzato, come vogliamo che sia organizzato. Io metto insieme sempre la frase del presente e quella del futuro perché sto descrivendo sistemi esistenti oppure sto progettando sistemi che non esistono ancora, quindi uso lo stesso modello ma in tempi verbali diversi. Quali sono le componenti software e come le organizzo? Allora, è chiaro che in un'applicazione che può avere, non so, magari 200-300.000 righe di programma, non parto dicendo, vabbè, cominciamo a scriverne un pezzo. Parto ovviamente cominciando a dividere, cioè definire un'architettura in cui divido varie magari macro funzionalità in diversi blocchi, decido come si parlano e poi vado a implementare separatamente i singoli blocchi. Perché? Ma perché riuscire a gestire la complessità. Un mostro di 100.000, ma anche solo 10.000 righe di programma è un mostro, è ingestibile. Devo riuscire a parzializzarlo in parti. E quindi in qualche modo separare ruoli diversi per componenti software diversi. Questo mi aiuta anche dal punto di vista evolutivo. E adesso vi faccio subito un esempio del perché. Qui ci sono tre livelli, chiamati layer, che sono stati chiamati livello dei dati, livello delle regole di business, o chiamiamo anche a volte livello logico, della logica operativa, e livello della presentazione. Allora, livello dei dati sarà un insieme di componenti software che gestisce i dati. E qui ci sono dati, non informazioni. Cioè, database, via. Non prendiamoci in giro, sappiamo già cos'è questo. Saranno i server di database. Relazionali, non relazionali, distribuiti, centralizzati, non mi importa. C'è un livello di software, e poi ovviamente hardware corrispondente, che gestisce i dati. Dall'altro lato opposto c'è il livello della presentazione. Per presentazione si intende tutto il software il cui scopo nella vita sia interagire con l'utente. Quello che genera l'interfaccia utente, quello che cattura i dati inseriti dall'utente, che permette all'utente di interagire, dare i comandi, visualizzare i risultati e così via. Quindi da un lato abbiamo i dati, e io me li immagino chiusi in una cassaforte dentro una cantina all'interno di un edificio separato, ben protetti. Dall'altro abbiamo la presentazione, che è il software che mi arriva sul computer, le videate, sul tablet, con cui io interagisco. In realtà poi noi non interagiamo mai attraverso l'interfaccia, quindi il livello di presentazione, non interagiamo mai con i dati. Quando tu ti colleghi all'home banking e vedi i tuoi movimenti e vedi il tuo saldo del conto, lo puoi vedere, stai vedendo dei dati che sono là sotto dentro, chiusi. Ma non è che puoi dire, vabbè, aspetta un attimo, modifichiamo il saldo. Ho 18 euro, mettiamo 18.000. Non posso interagire con i dati direttamente. Perché? Perché ci sono delle regole, dei vincoli che mi dicono che cosa posso fare e cosa non posso fare con i dati. Il saldo non lo puoi cambiare. Per cambiare il saldo puoi spendere, allora è facile questo, il saldo diminuisce, per aumentarlo è più difficile, no? Per riuscire a farti pagare da qualcuno, versare i soldi, eccetera. Quindi, questo stato intermedio, che lì è chiamato delle regole di business, è quello che dice quali sono le operazioni lecite sui dati. Io posso trasferire i soldi da un conto a un altro, posso sì, si chiama giroconto se non sbaglio, e allora vuol dire che questo trasferimento sarà un'uscita da un conto e un'entrata in un altro, i due saldi vengono modificati ma alla fine è tutto quadro, secondo certe regole, poi magari c'è una commissione per cui cade sempre qualcosa per strada, ma non fai ricordo, ma segue una certa regola ben definita.
Quindi il livello della presentazione non mi permette mai di vedere direttamente i dati così come sono nel database o di agire soprattutto direttamente sui dati così come sono nel database. Il livello di presentazione mi permette di vedere un sottoinsieme dei dati, una vista dei dati definita da quali sono le regole di business che mi permettono di vedere, da ciò che le regole che sono state impostate mi permettono di vedere, cioè io posso vedere i miei movimenti, non i tuoi, è una regola. I dati sono lì, ma io posso solo vederne alcuni. E soprattutto non posso modificare i dati, bensì potrò attivare delle procedure del livello di business che attivano un processo che poi modifica dei dati, ma in un certo modo ben definito. Allora, sono questi tre livelli, hanno tre ruoli diversi. Uno è agire con l'utente, diciamo così, dialogare con l'utente, l'altro è conservare i dati, mantenerli vivi e corretti, e in mezzo è implementare le regole di funzionamento. È qua che si passa da dato a informazione. Il fatto che quel numero lì non lo puoi modificare, ma lo puoi modificare solamente se fai questa determinata cosa, la regola è esiste perché tu sai che cosa significa quel dato. E quindi sai che, poiché quel dato significa saldo del conto corrente, non può essere modificato, ma deve sottostare a certe regole. Quindi applico l'interpretazione dell'informazione che questo dato rappresenta, o questo insieme di dati rappresenta. Sono livelli diversi, anche dal punto di vista di chi li deve programmare. I linguaggi che si usano, il tipo di competenze, di skill tecnici che servono per lavorare in questi tre livelli sono molto diversi. E tante volte sono proprio sistemi o sottosistemi separati, fatti da persone diverse, gruppi di persone diverse, in linguaggi diversi. Allora, se qui dentro proviamo a metterci dentro l'aspetto evolutivo. Allora, pensate all'aspetto di presentazione, quello che cambia più frequentemente, cambia più rapidamente. Ogni quanto un sito web cambia interfaccia, viene ridisegnato, fa le stesse cose ma con una grafica diversa, magari si spera migliore, più comoda, più veloce. Perché? Ma perché nel frattempo le reti sono diventate più veloci, i browser sono diventati più furbi, e allora il gestore del sito rinnova l'interfaccia. Cosa vuol dire? Vuol dire cambia il livello di presentazione, senza toccare gli altri livelli, nel senso che fai le stesse cose di prima, non è che cambiando l'interfaccia adesso puoi cambiarti il saldo a piacere, no? Comunque il livello di presentazione sta sopra e sottostà ai vincoli del livello di business. Allora, avere separato vari livelli in questo modo permette di far evolvere uno di questi livelli senza toccare gli altri. Cambia la normativa, mettono l'imposta di bollo pinco pallino, e allora a livello delle regole di business dovrò applicare delle regole, che quel tal giorno va a fare il calcolo del saldo di non so, e ti toglie un po' di soldi, perché di solito l'operazione principale è quella di togliere, chissà perché. E allora agisco qui, con una frequenza molto minore rispetto magari a quella con cui agisco l'interfaccia. Mentre invece sul livello dei dati, come si dice, i dati sopravvivono molto di più delle procedure che li usano. Il database, magari che gestisce, qui sta facendo un esempio facile, no, di conti correnti, chi ha disegnato quel database probabilmente l'ha disegnato veramente 50 anni fa, ma perché non è cambiato nulla sostanzialmente. Poi probabilmente le macchine fisiche su cui gira quel database sono cambiate 10 volte. Ma i dati che ci sono oggi, sono lì dentro ci sono anche i dati di 50 anni fa, con la stessa struttura. Quindi la parte, tra l'altro, dal punto di vista evolutivo, no, dell'evoluzione delle tecnologie, la parte più critica è questa. Perché tu quando progetti un modello dati, questo qua sopravviverà, se va bene, per decenni. Mentre invece il livello della presentazione lo rifai magari ogni anno, ogni due anni. Salta fuori una tecnologia, devi fare la versione per, che so, saltata fuori la Microsoft con Windows Phone, allora bisogna fare anche l'interfaccia per Windows Phone. Prima non c'era. Allora devo agire sul livello presentazione aggiungendo dei pezzi che prima non c'erano. Questo non cambia per nulla il livello dati, non se ne accorge per nulla.
Quindi questa non è una coincidenza. Chi ha progettato l'architettura software, quindi ha fatto quello che qui abbiamo chiamato, stiamo chiamando il modello applicativo, l'ha pensata anche in funzione dell'evolutività del sistema, anche in funzione della scalabilità, di cui abbiamo parlato, perché se sono separati posso comprare più server se ho bisogno di più calcolo, più potenza di calcolo. Quindi ciascuno di questi modelli si intreccia con gli altri. Però vedremo molto spesso che questo concetto di modularità, di separazione dei livelli delle competenze, è l'unico modo che ci permette di affrontare un sistema che di per sé è molto complesso. Quindi da un lato ne prendiamo un pezzettino per volta, ogni pezzettino ha le sue gatte da pelare, ha i suoi problemi da risolvere, ha i suoi obiettivi da raggiungere, e in qualche modo è abbastanza indipendente dagli altri. Ma non così dipendente da fare ciò che vuole, perché poi ogni tanto viene sempre ricordarci che tutto fa parte dello stesso sistema informativo. Quindi in qualche modo le operazioni dei vari livelli, dei vari componenti devono essere coordinate, no? Sia in termini di modellazione, cioè quando progetto, sia poi in termini di operazione. Vabbè, qui sono cose che abbiamo detto a parole, quindi non ve le sto a dire. Aspetta, cercavo solo una figura. Ecco, cercavo questa figura. Che riassume il fatto che non è, le cose non è detto che si debbano fare in un modo solo. Questa figura cerca solo di fare alcuni esempi di suddivisione dei ruoli tra client e server. Allora, qui sto mettendo insieme due modelli, sto mettendo insieme un modello applicativo in cui ho un livello di gestione dei dati, un livello di logica applicativa, perché se non logica sarebbe le business rules, e il livello di presentazione. Ma quindi ciò che c'è scritto in queste scatoline sono i tre modelli applicativi che ce l'hanno. Dati, regole di business, logica applicativa e presentazione. E la separazione qua sta tra server, cioè ciò che è la parte sotto, immaginiamo che gira sul server, la parte sopra, immaginiamo che gira sul client. E quindi stiamo parlando del modello fisico, modello tecnologico. Client server non è la parte bassa della figura, del diagramma di prima. Come si combinano queste cose? Come si combina il modello dell'architettura software con il modello dell'architettura hardware? In tanti modi diversi. Tanti modi diversi, cioè abbiamo, ad esempio, se la nostra, il nostro sistema informativo è un'applicazione web di tipo, diciamo, tradizionale, vecchia, abbiamo la seconda colonna, in cui sul tuo browser gira solo la presentazione, le pagine web, l'HTML, e tutta la logica applicativa, la gestione dei dati, girano sul server. Chi l'anno scorso ha fatto il corso di VOI se lo ricorda bene. C'è la logica che scrivevi in PHP, la gestione dei dati la scrivevi in SQL, e poi c'era l'HTML che invece veniva interpretato dal browser, più quello di JavaScript e così. E quindi c'è una separazione di quel tipo. Se invece pensiamo a applicazioni web più evolute, prendi un Gmail per capirci, il programma di gestione della posta elettronica. E questo programma è molto più complesso, lui non va, se vi accorgete, non ragiona a pagine, come facevate voi nelle vostre tesine l'anno scorso, ma sulla pagina unica ho tantissimi elementi con cui posso interagire. Questo significa che attraverso JavaScript, ma qui la parte di tecnica non ci interessa, sul tuo browser sta girando un'applicazione. Quindi sta girando sia il livello di presentazione, la grafica, le icone, i colori, i bordi, i testi, eccetera, sia un'applicazione che già localmente applica delle regole. Sa che cosa vuol dire rispondere in mail, che cosa vuol dire inoltre, perché te la predispone in modo diverso. E poi interagisce con una logica applicativa sottostante, che è quella che gira sui server di Gmail, che poi farà l'invio vero e proprio, quindi salva la mail, la spedisce, la fa comparire nella casella degli altri.
Quindi in qualche modo abbiamo un client che è un pochino più spesso, più cicciottello, più evoluto, fa più cose. Pur agendo magari sullo stesso livello dei dati. La quarta colonna a me fa tanta paura e non la userei se non in una rete super protetta. La quarta colonna cosa dice? Guarda che sul client gira sia la presentazione che la logica, cioè il software che implementa le regole. Questa logica applicativa va poi direttamente a interagire con i dati. Wow! Direttamente a interagire con i dati? E se fa casino? Cioè qui tutto sommato c'è un livello di protezione, nel senso che questa logica applicativa chiede quest'altra logica applicativa, fai questo, modifica i dati, ma qua un controllo lo faccio ancora, perché ho del software che sa cosa sta facendo. Lavora a livello di informazione, non di dati. Qua no, qua sono dati. Quindi dico, cancella gli ultimi 12.000 righe di quella tabella, lui fa. Allora, questo ha senso in un contesto molto controllato. Dove tu sai, il client ce l'hai tu, l'hai fatto tu, lo distribuisci a chi conosci tu e vi collegate su una rete sicura privata, allora, vabbè, semplifico il lavoro, tutti i controlli, anziché fare due volte qua e qua, sul client e poi sul server, li concentro sul client e poi semplicemente accedo ai dati. Chi aveva fatto il corso con me l'anno scorso, lavoravamo così. Era tutto dentro l'applicazione, la quale poi faceva le query direttamente dal database. Se voi immaginate quel database, anziché di avere la stessa macchina, di metterlo su un'altra macchina della rete locale, le avevate le varie applicazioni che si collegavano in SQL e facevano ciascuna ciò che voleva. Quindi i dati erano nudi, non protetti. Quindi le soluzioni, adesso non dobbiamo commentare tutte le possibilità, ma le soluzioni sono molte. Non c'è nulla di scontato. Le combinazioni sono diverse e dipende poi anche appunto dall'evoluzione della tecnologia. Ad esempio, perché io potrei avere dei data management anche qua nel client oltre ad avere sul server? O meglio ancora, buttiamo via questa che è pericolosa, guardiamo l'ultima. Perché magari non ho una connessione, pensate a un agente di commercio, una persona che si è in giro tutto il giorno, deve andare, va dai clienti, deve fare preventivi, deve fare offerte, deve vedere, non sempre hai la rete così veloce come vorresti, la copertura così buona così come vorresti. Allora tu hai bisogno di avere un sistema che a livello client sia indipendente e quindi abbia magari una copia dei dati che gli servono e si salvi l'elaborazione che fa localmente, senza però escludere poi la sincronizzazione, il collegamento col server quando si può. E quindi in qualche modo io sono obbligato a replicare delle funzionalità, anche a replicare dei dati per poter funzionare in modalità connessa o disconnessa. Qua, ad esempio, sul livello organizzativo c'è un impatto forte, no? Dell'architettura software rispetto al fatto che tu poi, quando, cosa fai? Vai in giro col cartaceo dai clienti, poi torni in ufficio e ricopi? Allora ti basta una cosa semplice così. Se invece vuoi andare col tablet dal cliente, allora devi bisogno di qualcosa più complicato. Risparmi tempo, poi lavori in modo diverso. Non è sganciato, no. Queste sono cose molto tecniche, per carità, ma non sono per noi sganciate né dalle funzionalità né dall'organizzazione che sta dietro. Ok. Ecco, invece il livello funzionale, possiamo entrare un po' più nel dettaglio, anzi ci occuperà non mezz'ora, ma decine di ore, è quello che descrive cosa fa il sistema informativo, che informazioni elabora, come le elabora, con quali procedure, con quali interfacce e così via. Il modello funzionale, ciò che descriviamo, è quasi indipendente dal modello tecnologico. Nel senso che il modello tecnologico deve supportare ciò che il modello funzionale
cioè di cui il modello funzionale ha bisogno, ma può farlo poi in modi diversi. Noi quando progettiamo a livello funzionale non ci preoccupiamo ancora, non ci interessa ancora come per il 90% come verrà poi implementato il sistema. Questo modello funzionale lo approfondiamo da tre punti di vista principali, che è quello dei dati, dei processi e dei casi d'uso, che si somiglia un po' col livello dei dati, il livello delle regole di business e il livello della presentazione. Sono legati, ma non in modo uno a uno, perché abbiamo visto che i mapping poi possono essere diversi. Quindi nel modello funzionale devo descrivere quali dati e quali informazioni vengono gestite dal sistema. È la cosa più importante. Se non so su che cosa lavora, non posso dire che cosa fa. È come pensare di costruire una frase usando solamente verbi, che cosa fa, senza poter usare sostantivi, né soggetti né complementi oggetti. Cosa riuscite a dire? Niente. Allora, la cosa più importante sono i sostantivi. I nomi delle cose e il significato dei nomi delle cose, per ora uso cose, poi li definiamo meglio, sulle quali il sistema informativo dovrà lavorare. Quali informazioni? E ci accorgeremo che non è così facile. Posso dire che questo è il primo argomento che facciamo nel corso, ma è sempre quello in cui all'esame dà più problemi. Nonostante lo prendiamo per tempo, lo portiamo avanti per tutto il corso. Perché è quello che dà più mal di testa, devi pensare di più, devi astrarre maggiormente, e l'astrazione per noi umani è difficile. Quindi descrivo le informazioni, il modello delle informazioni su cui il sistema informativo lavorerà. Quali sono le informazioni e come sono tra di loro correlate? Per loro natura. Se l'informazione è il corso, se l'informazione è lo studente e il corso sono correlati dal fatto che gli studenti frequentano il corso. E noi impariamo a descrivere queste cose. Questo ovviamente è un esempio facile. Anche se poi ci chiediamo cosa vuol dire corso, è un pochino meno facile. Avendo corsi che sono spezzati in due, in tre, secondo le lettere alfabetiche, oppure sono offerte corsi di laurea diverse, da codici diversi, se poi entro nel dettaglio mi accorgo che il maledetto mondo reale è più complicato del mondo ideale che faccio in diagrammini sulla carta. Quindi poi quando entriamo nei dettagli la cosa si complica. Poi ci sono i processi. Date queste informazioni e le relazioni tra di esse, che cosa vogliamo che succeda? Quali processi il sistema informativo deve gestire? Attenzione, è un sistema informativo, non è un robot che prende dei pezzi e li sposta. Quindi che cosa fa un sistema informativo? Quali azioni può fare? Modificare dei dati. Il suo mondo è quello dei dati, delle informazioni. Quindi quando diciamo un processo del sistema informativo è un processo che parte da certi dati, da certe informazioni di partenza e come effetto è quello di aver modificato dei dati, inserito dei nuovi, cancellati, aggiornati, eccetera. Questo. Poiché poi la modifica di questi dati abbia effetto sull'ambiente, sull'azienda, sull'organizzazione, sulle persone, certo, ma il sistema informativo non può agire, toccare le cose fisiche. E quindi queste sono, descrivono le regole con cui i dati possono evolvere, o meglio, le informazioni possono evolvere, possono modificarsi. I processi. Questi processi, alcuni possono essere automatici, cioè il sistema è capace da solo, alla fine del mese, di calcolare e mandarvi l'estratto conto. Non c'è mica bisogno di qualcuno per farlo. Avrà bisogno di qualcuno che poi magari prende i fogli e li imbusti, ma tutto il resto lo fa da solo. Altre operazioni invece, altri processi,
non sono totalmente automatici perché richiedono l'intervento degli operatori umani. O meglio, non è che la macchina ha bisogno dell'operatore, è l'operatore che ha bisogno di attivare un certo processo e quindi va lì, lo attiva, lo fa partire, dà le informazioni che servono. Quindi questa è la vista di processo. E tra l'altro un processo può coinvolgere più di un operatore in più passaggi. Che so, pensate di voler cambiare residenza. Pensiamo al sistema informativo della NASA. Poi non è che andate lì, schiacciate un bottone e avete cambiato residenza. Magari fate la domanda, supponiamo ci sia online, ma poi dovete andare di persona a farvi identificare, magari in un giorno diverso. E poi dopo che avete fatto la domanda, il vigile urbano deve venire a casa vostra a controllare che effettivamente abitiate lì, allora solo dopo vi arriva l'autorizzazione e allora dopo potete fare la carta d'identità. Una serie di passaggi che coinvolgono persone diverse, in tempi diversi, in luoghi diversi, con interfacce diverse. Ma un processo unico. Al processo ci dà la sequenza, o i vincoli sulla sequenza delle operazioni, e ci dice anche queste operazioni, diciamo, a chi spetta il prossimo passaggio. A chi spetta il prossimo passaggio? Io ho fatto questo, poiché io ho fatto questo, poiché io ho fatto la domanda online, per dire l'impiegato dell'anagrafe mi dovrà dare l'appuntamento. Ma prima che io abbia fatto domanda, lui non lo può fare. Allora qui ho detto domanda, ho detto appuntamento, ho detto anagrafe, ho detto carta d'identità, ho detto dei nomi, che fanno dei dati. E poi sto dicendo delle persone che fanno delle cose. Ci ho messo dentro, mentre i dati sono i nomi, prima ho detto che sarebbero i sostantivi, i nomi con cui chiamiamo le cose, il processo ci dice i verbi, cosa faccio e chi lo fa, e gli attori. E mettendo insieme dati e processo riesco a capire cosa fa il sistema informativo. Il livello dei casi d'uso, invece, che è il terzo modello funzionale che andremo a vedere, è, se vogliamo, un dettaglio sul processo. Il processo è fatto di tanti passaggi. Io ho detto, vabbè, fai la domanda online. Ok, cosa vuol dire fare la domanda online? Quando lo descrivo a livello di processo è un'azione unica. Ma poi quando devo progettare il sistema informativo che permette all'utente di fare la domanda online, devo dire, allora, l'utente dove si collega? Lì. Cosa deve inserire? Deve registrarsi, deve dargli una password, inserisce il nome, inserisce il codice fiscale, deve mandarmi una mail, no, gli devo mandare una conferma per verificare che la mail sia giusta. Devo poi decidere nel dettaglio qual è l'interazione tra l'utente e il sistema in termini di scambio reciproco di informazioni. Nel caso della banca dico vado a prelevare al bancomat, punto. A livello di processo è un'azione unica, o la faccio o non la faccio, è un'azione atomica a livello di processo. Ma poi quando sono al bancomat in realtà posso compiere azioni diverse e in una ben precisa sequenza. A questa precisa sequenza che uso per ottenere un'azione, tipo prelevare i soldi al bancomat, la descrivo, noi la descriveremo mediante un formalismo di casi d'uso, che ci dice, quelli che un attimo fa abbiamo chiamato gli attori, cioè le persone fisiche che usano il sistema informativo per gestire il processo, come interagiscono con le singole interfacce del processo stesso. E poi ci aggiungeremo anche un pochino di progettazione visuale dell'interfaccia, cioè come mettiamo, faremo dei mock-up grafici per l'interfaccia. Questi sono gli argomenti che ci saranno occupati per i prossimi 3 mesi. Principalmente. Allora, iniziamo dal primo, così cominciamo ad addentarlo prima di fare la pausa di metà lezione, che è il livello della modellazione concettuale.
Allora, questo è un po' il riassunto dei temi che andremo a sviluppare, quindi quelli della modellazione concettuale, modellazione di processo e modellazione dell'interazione. Quindi adesso siamo nel primo capitolo di questo. Modello significa, dicevamo, una rappresentazione, un linguaggio formale. Cioè, è una descrizione, un modello è una descrizione, ma una descrizione precisa, formalizzata. Allora, noi non ci inventiamo una formalizzazione che conosciamo solo noi. Esistono vari enti che hanno negli anni proposto dei formalismi di modellazione. Quello che useremo in questo corso è lo standard che si chiama UML. Non so se l'avete già sentito nominare, forse la programmazione oggetti, forse. Unified Modeling Language. Ne esistono già ormai diverse versioni, ma di fatto le parti core che useremo noi sono abbastanza ormai stabilizzate da 15 anni. Cos'è UML? È un linguaggio prettamente grafico, quindi è una serie di diagrammi diversi. Ciascun diagramma ha un focus diverso, ha un punto di vista diverso. Noi in questo corso useremo, ad esempio, i diagrammi delle classi. Il diagramma delle classi, come useremo qua, è una via di mezzo tra il diagramma entità-relazioni che avete usato alla base di dati e i diagrammi di classe che avete forse visto a programmazione oggetti o programmando in Java. È un livello un pochino più astratto di questi diagrammi. I diagrammi di attività li useremo, gli activity diagram li useremo per modellare i processi, i diagrammi di casi d'uso, riesco a indovinare, li usiamo per modellare i casi d'uso. Non riusciremo a fare tutto con questi diagrammi, ci aggiungeremo nei casi d'uso, ci aggiungeremo anche una descrizione narrativa, quindi un testo strutturato con dei campi ben precisi, quindi una griglia di fatto di informazioni, e nei casi d'uso ci aggiungeremo anche la parte grafica, i mock-up dell'interfaccia, che non sono dentro lo standard UML, dovremmo prendere altri formalismi più adatti a queste fasi. Okay. Poi ci sono altri standard in giro, ma in qualche modo condividono tutti gli stessi concetti di base. Però UML non è solo un linguaggio grafico, per cui dice che una classe la disegno con un quadrato e invece un'attività di processo la disegno con un quadrato, con un rettangolo con i bordi arrotondati. Vabbè. Ma UML dà, se uno si va a leggere lo standard, dà una semantica a ciascun elemento grafico. Se tu disegni una freccia in un modo oppure in un altro, con una linea piena o una linea tratteggiata, significano cose diverse. Stai dicendo cose diverse. Sta dicendo che il tuo sistema informativo fa cose diverse. Solo che anziché dirlo con parole o con formule, lo dici con una notazione grafica. E quindi questo ti serve non solo da descrizione, ma anche da specifica. Perché una notazione, un disegno fatto in quel modo ha un significato ben preciso e quindi uno può essere usato da chi implementerà il sistema per capire cosa deve fare, due può essere usato da chi ha commissionato il sistema per verificare se ciò che il sistema sta facendo è effettivamente ciò che aveva specificato, ciò che aveva chiesto. Perché è una rappresentazione non ambigua, precisa, con delle regole. Non faccio un disegno in PowerPoint con dei blocchi e delle frecce. È più bello, è più carino, è più veloce, però non vuol dire niente. Ci si può sempre appigliare o ci può sempre essere un'ambiguità di che cosa vuol dire, perché quei due blocchi sono vicini o sono dello stesso colore. Ha un significato? Eh no, boh, veniva bene così, era carino, ci ho messo anche il micino nell'acqua. No, non è una base contrattuale, un diagramma, magari può servire molto a spiegare, a farsi capire, ma non a prescrivere, non a specificare. Mentre invece usiamo un formalismo di questo genere proprio perché dietro dici, ma cosa intendevi dire? Allora, andiamo a prendere il libro di UML, vediamo cosa dice quando fai questa cosa.
e quindi nessuno può dire che ha capito in modo diverso. Allora, nel modello concettuale noi dobbiamo cercare di descrivere nel modo migliore possibile i concetti, le informazioni direi, sulle quali il sistema informativo dovrà lavorare. Descrivo il mondo che il sistema informativo dovrà gestire. Che cosa sa lui del mondo? Cerco di modellare la parte di mondo, descrivere in modo più esplicito e preciso possibile la parte di mondo che il sistema informativo dovrà gestire. Questo modello però non è, noi sappiamo dove andiamo a parare, il modello concettuale definisce delle classi che poi andranno a finire nel database, diventeranno in qualche forma tabelle di un database. Ma io non parto dalle tabelle del database. Lo vedremo più avanti quando parleremo del documento dei requisiti. Tutti questi modelli devono avere una caratteristica importante, che devono essere comprensibili a molte persone diverse. Comprensibili al cliente, comprensibili al tecnico, comprensibili a chi fa il test, comprensibili a chi dà l'ok sull'insieme di funzionalità espresse, eccetera. Quindi in qualche modo devo parlare il linguaggio del cliente, il linguaggio del dominio applicativo. Se il mio cliente parla di bonifici, devo usare la parola bonifico, poi dopo devo spiegare che cos'è, come è collegata agli altri concetti. Quindi in qualche modo il modello concettuale è una descrizione schematica di un dominio di conoscenza. Noi dobbiamo chiederci quali sono i concetti principali. Dobbiamo riuscire a disambiguare ciò che, esplicitare ciò che abbiamo in mente e disambiguare ciò che scriviamo. A volte quando si scrive una cosa, tu usi dei sinonimi, dei modi di dire, oppure usi un termine magari non in modo proprio preciso. Quando poi tu fai un modello devi andare a identificare tutti questi, questa ambiguità del linguaggio e risolverle. Allora, è così o è così? Come vogliamo che sia? Quindi è una fase di formalizzazione che viene dopo però una fase di comprensione di che cosa devo fare, di qual è il dominio in cui devo agire. Io devo mettere nella stessa stanza due persone. Una che conosca il dominio. Parlo di banche, ci vuole un esperto di processi bancari, parlo di benzinai, ci vuole un esperto di quei processi lì, parlo di impianto chimico, ci vuole un esperto di quello. E nello stesso tempo un esperto di modellazione. Una volta si chiamavano analisti, persone che dicevano di lavoro, l'analista, certo. Andavo a parlare con la committenza per riuscire a capire quali erano le loro esigenze, quella che non è per nulla scontata, è una delle cose difficili, capire che lo vuole l'altro, perché l'altro ti parla in un linguaggio ormai che per lui è scontato nel suo dominio di lavoro, non ci dice niente. E dà per scontate troppe cose che quando tu dovrai costruire il sistema non devono essere scontate, devono essere esplicite, perché se no non le fai, ti sei dimenticato, il sistema non va bene. Non fa quello che dovrebbe. Quindi si parla di fase di sollecitazione e raccolta dei requisiti, proprio di interrogatorio. Uno dice voglio questo, magari ti dice una frase di quattro parole e tu su ciascuna di queste quattro parole magari stai un'ora a capire cosa vuoi dire, ma perché, ma se così non fosse. E provare a ridirlo in modo diverso per capire se è vero. No, ci sono anche poi dei metodi, noi non impariamo a fare analista, ma ci sono proprio dei metodi di discussione che aiutano in questa fase. Quindi sollecitazione e raccolta dei requisiti. E poi l'analisi, cioè ho tutti questi requisiti, cioè ciò che devo fare, ciò che il cliente vuole fare, e li analizzo per strutturarli.
E la prima fase di questa strutturazione dei requisiti raccolti è la definizione dei concetti principali. Astratti, tante volte questi concetti sono astratti, sono più astratti di quanto vorremmo. E dei dati che vengono associati alla rappresentazione di ciascuno di questi concetti. Quindi io identifico che a livello concettuale c'è un'informazione che è importante, prima cosa, la parte difficile, identifico che c'è un'informazione che è importante in sé, un concetto importante su cui lavorare, la esplicito. E poi devo dirti, visto che è importante, il sistema informativo si deve lavorare, eccetera, e come la rappresento, quali sono i dati che il sistema informativo deve usare per rappresentare quell'informazione. E i concetti assumono un significato anche e soprattutto in base alle relazioni che ci sono tra questi vari concetti. Quindi abbiamo questi tre ingredienti da mettere al fuoco. Quali sono i concetti su cui il sistema informativo lavora? Quali sono le relazioni tra questi concetti? E quali sono i dati che rappresentano ciascun concetto? Che rappresentano l'informazione associata a ciascun concetto. Concetto, in realtà stiamo usando un termine, qui l'abbiamo chiamato concetto perché stiamo parlando di modello concettuale. Quando facevate quello dei dati lo chiamavate entità, se era modello entità relazione si chiama entità, se facciamo programmazione lo chiamiamo classe, un insieme di elementi, una categoria, un tipo di informazione, sono tutte le stesse cose. A questo livello tutti questi termini sono intercambiati. Noi poi useremo prevalentemente classe, perché in UML si chiama diagramma delle classi, class diagram, e col programma si chiama, inserire un elemento che si chiama class. Però non confondiamolo con la classe Java. È un modo diverso di chiamare concetto, entità, una cosa un po' più astratta. Che cos'è poi una classe, un'entità, un concetto? È un contenitore di elementi concreti. Quando dico la classe impiegato, è un concetto astratto di impiegato, che poi in realtà corrisponderà a tanti singoli impiegati, distinti tra di loro, ciascuno con i suoi dati. Allora, c'è oltre al livello astratto, c'è anche un livello concreto. Il livello delle istanze, le istanze di una classe, gli elementi di un insieme, gli oggetti di una classe, gli esempi, le occorrenze, bisogna parlare soprattutto delle relazioni. Noi abbiamo un sistema informativo che deve lavorare sui dati di ogni singolo impiegato. Il sistema informativo lavora sempre sui dati concreti, ma le regole che applica a questi dati concreti sono uguali per tutti gli impiegati. E quindi derivano le regole generali, le definisco a livello di classe astratta. Non esiste l'impiegato medio, o l'impiegato tipo, o l'impiegato astratto. Esiste un concetto generale, una classe generale di impiegato su cui definisco dei dati, ma non sono i dati dell'impiegato astratto, se è astratto non ha dato, sono i dati che verranno applicati ad ogni singolo impiegato concreto. E quando definisco una relazione tra impiegato e datore di lavoro, e reparto per dire, sto definendo una relazione tra due concetti astratti, dicendo che per ogni impiegato concreto ci sarà una relazione tra quell'impiegato concreto e il reparto concreto, che è un'istanza della classe impiegato. Quindi la nostra difficoltà sarà pensare e descrivere in termini astratti cose che in realtà succedono sui livelli concreti. Detto così, sa di filosofia, no? In realtà poi sono le domande che ci faremo. Cioè alla fine il sistema informativo lavora sugli elementi, sui dati
corrispondenti agli elementi concreti. Le regole, cioè il programma che però scriviamo, parte da delle generalizzazioni, cioè tutti quelli di questo tipo si trattano tutti nello stesso modo, sono fatti tutti nello stesso modo. E allora in fase di specifica noi descriviamo che cosa fa il sistema informativo sul livello astratto, per gruppi, per categorie, per classi, per concetti, per entità. Vi lascio su questa slide. Una classe, innanzitutto, la rappresenteremo così, e rappresenta attraverso un nome, quindi prendo l'analogia prima, nomi verbi, un insieme di entità che condividono le stesse caratteristiche e che siamo in grado di comprendere un insieme di oggetti che abbiano proprietà comuni e che possono esistere poi dei singoli oggetti indipendentemente l'uno dall'altro. Quindi quando disegniamo questo diciamo che sei vendita, diciamo che il sistema informativo dovrà gestire il concetto vendita. Vorrà dire che questo sistema informativo gestirà tante vendite. Ciascuna di queste vendite nel suo processo, nel suo ciclo di vita, si comporterà come tutte le altre. Poi vabbè, saranno vendite a un fornitore diverso, di un oggetto diverso, per un importo diverso. Ma si comportano come regole di funzionamento nello stesso modo. Ci accorgeremo però presto che mettere una parola sola qua non basta. Perché io magari quella parola la leggo in un modo, gli do un significato e voi attribuite uno diverso. Quindi vedremo che poi questa cosa va un pochino arricchita di spiegazioni, di glossari, eccetera. Però vi lascio un quarto d'ora di fiato prima di entrare nei dettagli.